Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua anche oggi con un nuovo video decisamente improvvisato perché ieri sono stato da Primark e ho acquistato questa cosa che infatti come vedete è già fuori dalla confezione perché avevo già iniziato a montarla volendo diciamo farla da solo. Ma vi mostro di cosa sto parlando e così capirete perché appunto ve ne sto parlando. Come vedete appunto ho acquistato questa roba qui che si chiama Magic Sakura The Amazing Miniature Tree, che costa 5 euro. Scusate il video un po' spartano, un po' così veloce, ma volevo giusto farlo vedere anche a voi. E quell'interno, se vedete, c'è questa sagoma di un albero, c'era all'interno questo albero, ma adesso vi spiego meglio. Praticamente il risultato di questa cosa dovrebbe essere questo alberello con tipo tutti questi fiori che sembrano quasi dei broccoli, a dir la verità. Comunque con tutti questi fiori rosa. Qui sotto c'è scritto che dobbiamo semplicemente aggiungere l'acqua magica e guardare la fioritura. Praticamente questo qui non è altro che un contenitorino con all'interno questo albero di carta che inizialmente vi viene dato piatto, infatti tutte queste pieghe le ho fatte io, ci sono questi due pezzi che vanno incastrati l'uno dentro l'altro e poi vanno piegati tutti i rami, ho cercato di piegarli il più possibile come vedete e poi appunto bagnandolo con l'acqua magica che danno loro che si trova in questo sacchettino qui dietro dovrebbe appunto fare questo effetto qua. E non pensavo di farlo in un video, poi mi è venuta l'idea, ho detto ma sì dai provo a farlo in un video così vediamo praticamente il prima e il dopo se il risultato è una cosa carina oppure no e spero faccia piacere anche a voi vedere appunto cosa succederà. Quindi andiamo a prendere questa bustina che come vedete sembra veramente semplicemente dell'acqua e nelle istruzioni ci dicono che dobbiamo appunto togliere il pezzo di carta dalla confezione, appiccicarlo sopra alla base di plastica, piegare tutti i rami e versarci sopra completamente tutta la bustina, tutta l'acqua contenuta nella bustina. E ci dicono che dovrebbe iniziare la fioritura dopo 4 ore e sarà completamente fiorito entro 24 ore. Ovviamente di tenerlo a temperatura ambiente. Avevo già visto queste cose, mi pare, da Tiger, ma fatte in un modo un pochino più brutto, tipo il canarino a cui cresce il pelo e cose del genere. Ma questa qui con l'idea dell'albero di ciliegio, perché alla fine dovrebbe essere un albero di ciliegio, se non sbaglio questi sono fiori di ciliegio, mi sembra molto molto più carino. Ho letto anche che si riesce a farlo durare un mese, io spero duri anche di più se viene bello. In ogni caso, zoomiamo un po' e andiamo a versarci l'acqua. Allora, direi di andare ad aprire questa bustina, anche se c'è l'apertura facilitata, io preferisco aprirla con le forbici per non fare disastri. Ne apro proprio un angolino e andiamo a versarla da sopra. Loro dicono proprio così da sopra. Oddio, ma si ritira tutto? Ma perché si ritira? Prima ti dicono di piegarlo e poi lui si ritira tutto, ma è una presa in giro questa, però non va bene. Dai, no. Ci ho passato un'ora a piegarlo tutto. Ma devo bagnare tutti i rami? Secondo voi devo cercare di bagnare tutto? Sì, ho anche bagnato fuori, che stupido che sono. Vabbè, io lo butto qua. Loro dicono al centro e io lo butto al centro. Poi penso che assorbirà tutto da solo. Facciamo scendere tutta l'acqua. Ok, e adesso praticamente non ci resta che aspettare 4 ore che inizi la fioritura. Se riesco, proverò a farvi un timelapse, se non riesco, ci vedremo semplicemente quando la fioritura sarà completa. E non vedo l'ora perché sono veramente molto curioso. Quindi intanto vi saluto, aspettiamo e ci ritroviamo tra poco. Allora, ragazzi, come vedete, questo è tipo il primo aggiornamento. Sto cercando di mettere a fuoco la fotocamera, ma non è così semplice. Ok, così si inizia a vedere un po'. Se vedete, comincia a fare un po' i cristallini. Non è ancora niente di speciale, però si comincia a vedere cosa ho fatto adesso. Così dovreste riuscire a vederli. Vediamo adesso come minimo giro tutto e non si vedrà più niente. Comunque questo è tipo il primo aggiornamento. Ecco qua, dovreste riuscire a vederlo bene. In questo qui. Effettivamente sembrano iniziare a venire, però non lo so, sembrano quasi più della muffa rosa per ora. Ho un po' paura e nel frattempo sono passate un sacco di ore, altro che 4 ore, sono passate all'incirca 7 ore e questo è il risultato. Comunque adesso lascio lì e ci vedremo forse dopo o forse direttamente domani. Vedremo cosa sarà successo, se sarà migliorato qualcosa. Un nuovo aggiornamento, sono passate circa 20 ore, io nel frattempo la voce da sonno perché ho dormito, e questa è la situazione. Devo dire che è un po' diverso da quello che ci mostravano qui, perché se vedete è un pochino più pieno confronto a questo, però mancano ancora 4 ore all'incirca, quindi
Speriamo, comunque è molto più carino di prima, quello di sicuro. Sotto nella base c'è ancora acqua, quindi vuol dire che non ha ancora completamente finito e secondo me ci metterà un pochino più di 24 ore. Però effettivamente questa cosa dei cristalli è molto carina. Non si possono toccare perché sono super delicati, infatti secondo me sono tipo una specie di muffa più che cristalli. Però devo dire che sono molto carini. Mi dispiace non essere riuscito a fare un timelapse, ma purtroppo con il mio telefono non ci riesco. O meglio, ci riesco, ma avrei dovuto tipo fare 24 ore senza telefono e mi sarei ucciso. Comunque sì, questa è la situazione e adesso vedremo alla fine di tutto cosa sarà uscito, come sarà diventato. Eccoci qua con l'ultimo aggiornamento, quindi con questo alberello finito e vi devo dire che non pensavo mai uscito veramente bello. A parte in certi punti, tipo qua che ci sono un po' dei buchi, ma chi se ne frega, anche qui, ma basta guardarlo dall'altra parte ed è veramente bellissimo, non pensavo. Devo ammettere che se lo guardiamo così è effettivamente come ci mostravano qui sulla confezione. Anzi, spostiamolo un attimo, qui dietro si vede meglio, è proprio praticamente la stessa identica cosa. Stranamente, per una volta le cose sono fedeli. Anzi, devo dirvi la verità, che forse questo colore è leggermente più carino perché questo qui è un rosa un pochino più arancione, questo invece è proprio un bellissimo rosa. L'unica cosa è che se vedete qui sotto mi è già caduto un cristallino perché io sono scemo, quindi sono andato a toccarlo un po' troppo. Si è già staccato un pezzettino, però è veramente bellissimo. Anche mostrandovelo da vicino, veramente è strabello. Ovviamente non si può toccare perché sennò i cristalli tipo si sfasciano e si rovinano. Però questo qui adesso sicuramente finirà dritto dritto sul mio comodino. E spero duri il più possibile perché sulla scatola c'è scritto che dura al massimo un mese. Io sinceramente spererei anche un po' più di un mese. L'unica cosa che mi ha lasciato un attimino perplesso è che invece di essere passate 24 ore, come dicevano loro, sono passati tipo 3 giorni. Io ho 3 giorni che aspetto di vedere come diventa. Ma diciamo che comunque il risultato alla fine vale solo l'attesa. Quindi ragazzi, io spero che questa cosa vi sia piaciuta. Se per caso vi capita di andare da Primark, assolutamente acquistatelo perché è carinissimo. So che si trova qualcosa di simile anche da Tiger, però come vi dicevo è tipo in forma di animali, eccetera. Ma comunque l'idea è bellissima. Quindi se vi capita, acquistatelo. Io vado subito a metterlo sul mio comodino sperando che non sia tossico e quindi che non mi uccida durante la notte. In quel caso saprete come mai sono sparito. Questo video un po' improvvisato è finito. Se vi è piaciuto questo alberello lasciatemi qui sotto un like, scrivetemelo anche in un commento. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di seguirmi anche su Instagram. Intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Breathe now deeply. You said I can't.